diciamo un po' due cose, che una delibera di consiglio comunale senza i pareri di regolarità tecnica e amministrativa, la delibera illegittima alla base. Quindi, come dire, inutile portare avanti procedimenti illegittimi, perché ci si fa solo del male e soprattutto si fa del male a chi confida in quegli atti per portare avanti le proprie iniziative. Quindi cominciamo a dire una cosa. Raccontiamo un po' le storie come stanno nella verità, perché fare disinformazione è una cosa facilissima, raccontare le cose vere è molto complicato. Il funzionario comunale, il dottor Castellano, il 5 di aprile, alle ore 14.32, gli scrive una mail. Allora, premetto che gli uffici regionali e il sottoscritto sono a disposizione dei comuni sempre, per tutte le cose che riguardano soprattutto i rapporti complessi che coinvolgono comuni e regioni. Noi non facciamo quello che prima raccontava l'assessore Scaiola, cioè non ti rispondo, mandami le pratiche, poi mi esprimo, come farebbe un vecchio burocrate del 1800. Noi, come dire, accompagniamo i comuni nelle cose che devono fare, li seguiamo, cerchiamo di portare, come dire, in porto le iniziative che vengono proposte al territorio, soprattutto perché il territorio del comune è un territorio della regione, quindi non stiamo parlando di cose diverse. Il dottor Castellano mi scrive, mi sottopone una serie di quesiti rispetto a questo procedimento su cui, dalle cose che scrive, non aveva le idee evidentemente molto chiare. La mia risposta, che è delle ore 16.34, quindi due ore dopo, rispetto a quello che lui mi dice, io faccio presente al dottor Castellano questo. L'accordo di programma, lo dice la parola, è un accordo che coinvolge gli interessi pubblici di entrambe le amministrazioni che lo devono andare a sottoscrivere. Quindi quando si affronta un accordo di programma ci deve essere un interesse pubblico del comune e un interesse pubblico della regione. Apro un inciso per farmi capire. Io il 14 di marzo del 2019 sottopongo alla giunta regionale questo atto che è avuto, dicendo alla giunta regionale: abbiamo esaminato i documenti relativi all'accordo di programma per lo sviluppo dell'iniziativa del Principato di Monaco, Villa Enduri e aree connesse. Dico alla giunta: c'è l'interesse pubblico a procedere. C'è l'interesse. Cosa? Qui è stato scritto, non mi interessa che l'ha scritto, che il sottoscritto si è opposto mettendo le mani avanti alla ipotesi che non ci fosse l'interesse pubblico della regione, lo dico a lei che l'ha scritto, a questa iniziativa. Qui c'è l'atto del sottoscritto che dice alla giunta regionale: c'è l'interesse pubblico perché questa iniziativa, poi 14 di marzo del 2019. Dice alla giunta: c'è l'interesse pubblico perché questo progetto, cioè la conferenza dei servizi di là, coinvolge interessi non semplicemente del comune di Ventimiglia, assolutamente legittimi, ma interessi della regione, perché coinvolge l'Università di Genova e le opere che si prevedono hanno una rilevanza che giustifica l'interesse pubblico. Questa è la dimostrazione che quando c'è l'interesse pubblico della regione, la regione lo certifica e lo garantisce al comune che procede. Questo programma che riguardava questo progetto su una cosa che non c'entra niente, questa è altra disinformazione, quando si mettono le fotografie del porto turistico di Ventimiglia che non c'entra niente con la roba di cui stiamo parlando adesso, questa disinformazione. La gente, non c'è ancora, la gente che legge, i giornali, le poche persone che ancora leggono i giornali, guardano queste cose e pensano che questa roba riguardi il porto di Ventimiglia. Non c'entra niente col porto, questa è disinformazione. Allora, rispondo al dottor Castellano dicendo: è un'iniziativa privata, è un'iniziativa privata di un progetto che probabilmente, come dire, al comune interessa, prevede delle trasformazioni urbanistiche nel comune di Ventimiglia, è una normalissima attività di pianificazione urbanistica comunale di cui il comune ha pienamente titolo e diritto di procedere. Interesse pubblico della regione su questa iniziativa zero, perché sono previste le ordinarie opere di urbanizzazione
che si fanno tutti i progetti. Parentesi, non perché a noi non interessi, no, assolutamente, di opera, ma la legge prevede che ci deve essere l'interesse duplice, come ha detto prima Paolo. Quindi qui non c'è l'interesse duplice della regione, fai l'accordo di programma, ti metti in un cammino sbagliato, perché non stai seguendo quello che fra l'altro dice la legge. Poi noi facciamo altre capite alla legge. Fra l'altro, altra disinformazione degli organi di stampa. Gli accordi di programma rispetto alle varianti dei piani urbanistici sono molto più complesse perché richiedono i progetti da subito, mentre le varianti dei piani urbanistici consentono i progetti di farli una volta che queste sono approvate, quindi sviluppare la cosa. Io leggo l'articolo del giornale, poi rido perché non mi interessa, come dire, confrontarmi con chi non sa le cose, parla bambera, quindi non interessa da questo punto di vista. Gli accordi di programma richiedono un progetto, quello che stiamo esaminando alla conferenza dei servizi di A ha un signor progetto visibile, valutabile in tutti i modi. Quindi la strada dell'accordo di programma è una strada molto più impegnativa, richiede la pubblicità degli interessi pubblici, non semplicemente del comune o della regione. Se esistono entrambe le condizioni si va avanti. In questo caso io dicevo al dottor Castellano, guarda che da quello che mi dici non è il percorso giusto da seguire, punto. Questa non è né una lettera firmata, né una lettera protocollata, altra affermazione falsa nella comunicazione di stampa. Si dice che c'è una lettera firmata protocollata, non c'è nessuna lettera firmata protocollata, perché questa è una mail riservata fra uffici comunali e regionali. Detto questo, parliamo del merito. Nel merito noi